online gratis, quindi se te lo vuoi comprare te lo continui a giocare e non c'è problema. La seconda cosa è che a chi mi dice ma soltanto dopo un anno e mezzo già fai la raccolta eccetera su 200 e passa pagine, se la facevo dopo 2 anni veniva la Bibbia praticamente, quindi effettivamente ci aveva senso per me farlo in questo momento qua. Però è vero che la parte inedita all'inizio deve essere una roba molto leggera, io volevo fare soltanto accanto a ogni storia una specie di compendio a quello che era state, cioè volevo raccontare le conseguenze che ci hanno avuto quella storia sulla mia vita vera. Per esempio a Natale avevo fatto quella storia che si chiamava Le sette cose che mi fanno rosicare nel Natale, una di quelle era dover simulare contentezza quando mi regalavano un paio di calzini, tipo. E io questa cosa l'ho fatta il 24 mattina, il 24 sera stavo a cena da mia madre e tutti i miei parenti ovviamente appena ho dovuto scartare i regali erano concentrati sulle mie microespressioni per capire se stavo fingendo o meno. E quindi volevo raccontare quella roba là. Poi è successa una cosa in mezzo che, cioè, io do quello come episodio specifico, però in verità è una riflessione un po' più generica data anche da, nel corso dei mesi, non è soltanto quell'episodio lì, che è uscita un'intervista su Repubblica in cui in qualche modo io mi sono reso conto dalla maniera che, senza nessuna malizia, io sono sicuro che non c'è nessuna malafede in questa cosa, ma nella maniera in cui veniva raccontato quello che facevo eccetera eccetera, mi sono reso conto che esisteva una lettura del mio blog, della roba che facevo, che era molto distante da quello che io in qualche modo volevo comunicare e trasmettere, nel senso che c'è stato un... Io ho scelto di aprire il blog e di raccontarci delle robe della mia vita quotidiana molto leggere perché sono il... non so come dire... erano le cose che mi venivano più immediate da raccontare, erano le robe che avevo voglia di fare senza impegno, senza bisogno di una delega da parte di qualcun altro, perché poi cose più impegnate richiedono di essere discusse collettivamente, eccetera, eccetera. Io questa roba qua volevo veramente fosse una roba di getto dove potevo scrivere un po' le cose che mi passavano per la testa, pure quelle un po' più sceme o quello che era. E in realtà, in qualche modo, se poi quando voi, scusate, mi sta anche ciò, quando il carrozzone mediatico ha cominciato a ingranare un po' e sono uscite fuori quelle che poi ovviamente sono semplificazioni mediatiche, però che ripetute 2 o 3 volte poi cominciano a diventare senso comune, di accollare al mio blog questo valore di manifesto generazionale piuttosto di documento generazionale eccetera eccetera, è evidente che se tu in quel blog là ci vedi il manifesto di una generazione, ti viene una generazione deficiente, nel senso che sembra che il più grosso problema che c'hanno è quello del plum cake, di aver finito il plum cake o di infilare il piumino nel proprio piumino, che per me sono effettivamente 2 drammi, però nel senso non sono gli unici drammi della mia vita, sono però dei drammi che ho deciso di raccontare lì mentre altri non ho deciso di farlo. E però c'era questa lettura che vedeva nel blog una specie di manifesto del disimpegno, dell'apologia dei bamboccioni eccetera, e questa roba un po' mi irritava perché non mi ci riconoscevo, perché non solo non equivale a come vivo io, ma non penso manco che sia effettivamente così, che cioè, non penso che questa sia quella generazione. E quindi ho pensato che allora c'era più senso nel momento in cui raccoglievo tutte queste storie del blog tutte insieme, provare a raccontare quello che stava un po' dietro, a margine, a fianco di quello che succedeva sul blog, che non avevo scelto di raccontare sul blog. Detto così sembra che mi sono stato raccontando delle cose terribili, pipponi, emo, eccetera, non è così. Però ho provato a raccontare, per esempio, le robe sul mondo del lavoro, eccetera. Più in generale una sensazione di smarrimento che io ho avuto da quando sono uscito da scuola 12 anni fa, 11 anni fa, fino all'anno scorso, quando le cose col fumetto hanno cominciato ad andare un po' bene, nel senso sostanzialmente l'impressione di non avere fatto veramente 1 metro in avanti, nel senso di che se io fossi uscito da scuola 11 anni fa o un anno fa stavo allo stesso punto, nel senso che non avevo costruito niente, mi sono barcamenato per 10 anni tra contratti a termine, impicci, lavoretti eccetera, senza sedimentare nulla. E questa cosa qua era quello che volevo, a questo punto ho pensato che mandava proprio di raccontare
dentro a quel libro, e infatti sono contento di aver avuto l'occasione di farlo, perché ho fatto morire questa roba qua, insomma. E perché ci sta Natalia in Puglia alla fine? Perché Natalia in Puglia, secondo me, è proprio l'esempio di tutta quella roba che racconto nel libro. Nel libro racconto questa di come sostanzialmente prima, cioè quando gli anni della mia adolescenza sono stati degli anni pieni di speranza, in cui pensavo c'avevo tutte le porte aperte davanti, che poi diventa, ma che ne so, pure ambasciatore, ma poi senso, quando ho capito che non potevo essere, cominciavo a farmi tatuaggi sul braccio, tanto non c'era mai un lavoro in cui qualcuno mi chiederà qualcosa per questo, e, però nel senso che era un momento super bello, e che quello che racconto anche un po' nel libro, ma in realtà un po' in tutti i libri che ho fatto, è questa distanza gigantesca tra quello che la percezione negli anni dell'adolescenza di come sarebbe stato il futuro, le cose belle, eccetera, eccetera, confrontata invece con quello che è poi il presente e tutte le aspettative che ho dite. E su Nato in Puglia, questa roba è macroscopica, nel senso, Nato in Puglia è stato il grande amore della mia vita, cioè nel senso, io su Torno mi sono innamorato, e mi sembra una roba di importanza fondamentale per il mondo della musica e per l'umanità tutta. E poi dopo un anno, non solo